света, а лицето и да се родни. И да се понижетя, защото решила и ще се гледа на общи клопки. Трета на овия, когато било парата за луѓа линия, родния колко и хубави и след родния. За да правам се шоре, плюси. Сега. Трябвате, я ти да ежу да работи с него бейто, делегати, да ти вида, да не зелен и немо, да говорим със се важно, grazie per l'intervento, prego altri dal gruppo.
grandi per buon dire non avevo senso che fosse provinciale, tanto da finire dentro la zona di giocare. Quindi preso atto che la volontà della viabilità c'è, rimane ancora il discorso della tenuta di questo passo. Il sottopasso del mio governo penso che abbia detto in modo abbastanza valido alle situazioni profetiche che sono verificate in questo inverno, che sono state notevoli. Non capisco perché quell'anno non si dia la via libera al greco. Siamo qui e ripeto, ormai ci sono dei cartelli che potrebbero essere tolti, perché ci possiamo rendere dietro, cioè quel cartello ancora che è stato invece scusa la progressiva chilometrica 0 più 900 anni che è passato di mano fino a tempi dei lavori, coesiste che sappiamo già che chiude, almeno possiamo fare una viabilità nuova fatta come si deve, quindi dare la precedenza a via Santa Croce che è volta verso via Rocchese fino a via Emilia e mettere uno stop per quello che consigliere per Forruffi che esce da casa sua e in bocca lì, cioè cominciamo a fare una viabilità che sarà quella definitiva, però che almeno si possa già cominciare a comprendere. Comunque il voto della libera sarà vostro. Grazie l'intervento. Grazie, prego. Sì, grazie. Thank you.
passo, beh, questo non abbiamo delle novità consistenti, è chiaro che il clima di quest'inverno non ha favorito quello che dovevano essere gli interventi che le ferrovie devono ancora una parte effettuare per mettere a norma, diciamo così, in base alle prescrizioni del consorzio di bonifica e di ERA, diciamo, i gestori poi degli impianti per quanto riguarda lo smaltimento delle acque doveva realizzare. Aggiungo solamente una precisazione riguardo al piano semaforico, che deve essere considerato.